qua 2 anni e adesso da 2 anni risiedo in un altro campus che è il campus che si trova in via San Felice e quindi volevo prima di tutto darvi il benvenuto e poi spiegarvi più o meno il senso del perché il nostro percorso itinerante ci ha portato qui in questa sala. Dunque, vivere in una di queste strutture diciamo significa certo studiare, ma anche imparare a relazionarsi, imparare a mettersi sempre in discussione e quindi a crescersi insieme. Quindi possiamo dire che quello che noi adesso stiamo sperimentando, no, un po' con i corsi di Labo, è quello che tra queste quattro mura succede quotidianamente. E dunque, tutto questo per spiegarvi che l'idea che sta alla base, no, del nostro percorso itinerante, ovvero quella di far vivere un po' tutti i luoghi che sono fruizione e produzione di cultura, effettivamente si sta concretizzando, no? Quindi se il nostro scopo è questo, una tappa al collegio Alma Mater secondo me non poteva mancare. Quindi io non voglio togliere altro tempo alla lezione, volevo solo darvi il benvenuto a nome mio, che mi sento ancora un po' a casa, e a nome del direttore di questo campus, che è il campus Alma Mater, Riccardo Guidetti, e a nome del direttore Giuseppe Raineri, che è invece il direttore del campus San Felice. E volevo solo anticiparvi che alle 8:30 ci sarà un piccolo rinfresco in questa saletta qua davanti, quindi faremo una breve pausa. Grazie. Perfetto, grazie. Devo dire che per il tema di oggi non sarà il cash migliore, quindi grazie davvero. Allora, la prima lezione di Nuovi Alfabeti Democratici sarà Nicodemo, il di nome Induni. La seconda Lidia Maronzu e Fanno Malagnino. La terza con Giovanna Cosenza e quattro progetti, quattro comunità che ci hanno raccontato come sono organizzati. Oggi parliamo di leve e sviluppo, anche in un'ottica di città metropolitana, visto che comunque questo traguardo sembra essere dietro l'angolo, sembra, e che questo laboratorio gira anche insomma, nel territorio metropolitano. Oggi arriviamo con Luca De Biase e 3 ospiti che poi vi presenterò e cercheremo un attimo di raccontarvi in maniera molto ampia, senza limiti, senza un approccio insomma classico, anzi, come andassimo oltre, che cosa vuol dire sviluppo in un'ottica anche di città metropolitana e cosa vuol dire anche capire quali sono le nuove leve per una formazione allo sviluppo. E qui la motivazione dei 3 ospiti. Luca De Biase, molto ringrazio, giornalista del Sole 24 Ore, responsabile dell'inserto Innovazione Nova, membro del comitato scientifico dell'Agenda Digitale, Emilia Romagna. Questo per dire solo alcune cose, ma davvero sono tantissime le cose che fa. E, insomma, gli darei 20 minuti, mezz'ora, in maniera molto libera, per aprirsi un po' la mente, cosa che lui fa con una facilità disarmante. Ma non lo so, direte voi, magari, anzi, al più presto possibile sarà più che una lezione, come è stato detto, un dialogo. Però indubbiamente la premessa è che ci sono 3 categorie che si giocano il primo posto in classifica, nella classifica delle più impopolari categorie, i banchieri, i politici e i giornalisti. Quindi banchieri non ce ne sono, mi sembra, vediamo come ce la giochiamo tra giornalisti e politici. Voi siete chiamati o cercate di essere degli eletti nelle vostre aree e secondo me entrate quindi di diritto nella gara per l'impopolarità. Come ce la caviamo? Noi giornalisti non ce la stiamo facendo, siamo tranquillamente una categoria in via di estinzione, a meno che non facciamo un ragionamento diverso, ma abbastanza radicalmente diverso. Adesso vi dico in 3 secondi che cosa intendo.
Voi ci sarete sempre, ma questo non fa che aumentare le vostre probabilità di essere impopolari. A meno che non succeda qualche cosa. Che cosa c'hanno in comune queste tre categorie così impopolari? Che fondamentalmente appaiono drasticamente autoreferenziali. Cioè, ragionano in relazione a logiche che sono le loro e non quelle della società nella quale sono inseriti e che in teoria dovrebbero servire. Il banchiere segue la sua logica del profitto, delle ovvie procedure, non fa credito alle aziende piccole che pure ce la farebbero, ma non si fida, tutto questo insieme di cose. La scenetta di Benigni dal banchiere per farsi dare il prestito per comprare la casa mi sembra che abbia definito il percorso. I giornalisti sono autoreferenziali perché fondamentalmente si sono messi in un mondo negli ultimi 20 anni di relazioni con il potere piuttosto che di servizio nei confronti del pubblico. Che cosa sto facendo io per cercare di uscire da quella secca? Sto cercando di interpretare che cosa significa e che valore può avere la cultura della quale io sono portatore in un mondo totalmente che sta cambiando totalmente, ma quello che stiamo attraversando. Mi devo fare una visione di questo mondo, devo cercare di progettare degli ambiti nei quali questa visione si possa realizzare, devo sperimentare delle cose che posso vedere se funzionano o non funzionano. La mia concentrazione è nuova, quella di cercare di farmi un'idea del tipo di contesto innovativo che stiamo vivendo. Provo a definire, a relazionare questa visione con dei progetti, di prodotti, di iniziative, di forme con le quali posso creare un contesto di senso che consenta alle persone di trovare dell'informazione che trova rilevante, e poi settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, cercare di vedere se interessa o non interessa e in che modo si può conquistare l'attenzione delle persone. I politici hanno questa autoreferenzialità in una maniera probabilmente particolarmente sviluppata, talmente tanto che uno si domanda se le loro decisioni sono più legate al posizionamento rispetto agli altri politici o più legate al posizionamento rispetto ai problemi della società, e questo è tra l'altro un mantra che sentiamo dire da sempre: non si occupano dei veri problemi della società, non discutono di loro. Ho l'impressione che anche per voi il percorso sia quello di farsi una visione del contesto, progettare delle iniziative, delle operazioni che possano servire a dimostrare che si lavora per il contesto e poi lavorare giorno per giorno vedendo se funziona. È un approccio un po' più empirico, un po' più umile, un po' più di servizio nei confronti del pubblico, che in questo contesto storico è diventato il punto di riferimento per dimostrare il senso del proprio ruolo. Il fatto che ci troviamo di fronte a un grande cambiamento probabilmente è un'occasione per fare una sperimentazione di questo tipo di approccio più radicale e efficace. Che cosa sta cambiando nel nostro mondo? Il nome crisi per questo periodo storico è probabilmente inadeguato, nel senso che crisi si è attribuito come concetto a una fase di abbassamento degli indicatori di crescita o
vera e propria decrescita, che ci si aspetta finisca, che ci si aspetta passi. Oggi ero niente poco di meno che a un convegno delle aziende che si occupano di pulizie per la pubblica amministrazione e per le, grandi aziende. E lui dice, ma che esatto, no? Che io stavo lì e pensavo al titolo di Bruce Chatwin, che ci faccio qui? Fondamentalmente loro, il loro problema era difficoltà a farsi pagare dallo Stato, appalti al massimo ribasso, cambiamenti tecnologici, discussione con le strutture politiche che danno sempre meno soldi, che non pagano mai quando anche hanno stabilito un contratto, e fondamentalmente pensavano muro contro muro che a fronte di questa crisi dei pagamenti dovessero superarla abbattendo questo muro e ottenendo finalmente che di essere pagati di più e in tempi rapidi. Tutta la discussione è stata sul fatto che non succederà, perché non è che improvvisamente lo Stato avrà molti soldi da pagare e comincerà a ragionare superando questa difficoltà di pagamento. È probabile che queste aziende si trovino di fronte non a un momento nel quale non hanno abbastanza soldi e poi tornerà il momento di prima, è probabile che queste aziende si debbano trasformare per adattarsi a questo nuovo mondo. Ma questo è vero per una quantità di settori che non abbiamo modo di enumerare. Oggi ci tiro fuori questo perché era particolarmente evidente. Il loro approccio muro contro muro di fronte alla crisi è un approccio palesemente perdente. Quali sono le aziende che riescono a superare questa situazione? Quelle che non pensano che la crisi passi, ma si trasformano in relazione a una idea di contesto economico che loro pensano si stia effettivamente andando a creare. Non so se mi sono spiegato. Per cui se tu vendi occhiali, pensi che in futuro gli occhiali sono destinati così come sono a essere comprati sempre di meno perché la gente ci avrà meno soldi, e trasforma il concetto di occhiali in computer indossabili sugli occhi. E allora sei la Luxottica, fai un accordo con Google e dici: io reinvento il concetto del mio prodotto per adattarlo a un'esigenza che la nostra società probabilmente in futuro non solo continuerà ad avere, ma svilupperà. Noi abbiamo visto nel recente passato, dal 2007 a oggi, lo sviluppo drammatico, fondamentale della diffusione di smartphone che sono diventati delle protesi del nostro cervello straordinariamente insostituibili. La gente va a dormire con lo smartphone acceso, non cessa di consultarlo costantemente. Se poi sei d'Alena non fai altro che stare su Twitter ogni 3 secondi, quindi sono una serie di situazioni che dimostrano che non ne possiamo fare a meno, ma questi smartphone stanno diventando un'estensione del nostro cervello a tutti i livelli, sia a livello di elaborazione, sia di memorizzazione, sia di comunicazione con gli altri. Inoltre stanno diventando dei sensori dei nostri movimenti, dei nostri spostamenti, dei nostri stati d'animo, della nostra stato di salute, generando una quantità, come vi hanno detto i relatori precedenti a me, di dati che stanno trasformando il modo con il quale conosciamo la realtà. In passato cercavamo, e i politici lo facevano per primi, di sapere con pochi dati che cosa sarebbe successo nelle menti degli elettori attraverso la logica dei sondaggi, per cui 1500 persone rappresentative dell'universo di 60 milioni di italiani, che cosa pensano, cosa vogliono e cosa voteranno.
se non che agli exit poll non ce ne becca mai una di buona, e alla lunga ci si accorge che questo tipo di approccio ha i suoi limiti. Il tipo di errore che si fa conoscendo la realtà attraverso i sondaggi è un tipo di errore che è sempre più imperdonabile, a fronte del quale ci sono altre cose che stanno succedendo, come appunto la raccolta di grandi moli di dati, che consentono di sapere molto meglio che cosa pensano, stanno facendo le persone, perché non segui un piccolo campione di persone rappresentativo dell'universo, ma segui tutti. Quello che ha fatto Obama nelle ultime elezioni dimostra che, al di là degli exit poll, che erano sbagliati come erano sbagliati dappertutto, lui a metà pomeriggio sapeva di avere vinto perché sapeva dove erano andati i suoi elettori, 35 milioni di persone registrate sulla piattaforma del suo gruppo elettorale, sapendo dove e come si erano mossi durante la giornata, sapeva che nelle contee contese erano andati a votare, erano passati a prendere i loro amici prima di andare a votare, alla fine erano certi verso le 6 di pomeriggio di avercela fatta. Questo è una situazione, uno scenario di conoscenza del contesto di realtà connesso a tutta la questione che vi ho citato, della diffusione di internet mobile, del telefonino, eccetera, eccetera. All'interno di questo mondo che ci consente di conoscere le cose in maniera totalmente diversa, si fa l'ipotesi, la Luxottica fa l'ipotesi che la protesi telefonino scomoda, non sai dove mettere le tasche, mi si sfondano sempre, eccetera, eccetera, si possa sciogliere in un insieme di oggetti che ti metti addosso e che funzionano meglio, quindi fa l'accordo con Google e cerca di fare gli occhiali del futuro. A quel punto la sua decrescita, la sua crisi non viene affrontata in termini di abbassamento dei costi, di contrattazione salariale, di richiesta di aiuto allo Stato, ma viene affrontata in termini di trasformazione del suo business in qualche cosa che era impensabile. Guerra, tanto citato negli ultimi tempi, perché che è il capo della Luxottica, che è stato citato molto spesso perché è desiderato in una qualunque poltrona possibile del mondo di Renzi, e che comunque lui a quanto pare rifiuta, ha detto che di questa scelta di mettersi d'accordo con Google non aveva la più pallida idea un anno fa e non si aspettava che potesse essere succedere qualche anno fa. Questo tipo di cosa ci dice che non stiamo in un mondo nel quale puoi pianificare o contrattare il futuro, ma è un mondo nel quale o ti adatti scommettendo sulla crescita che viene dalla trasformazione, oppure sbatti la testa contro il muro, perché stai parlando con una società che non è, con un'economia che non è più quella che tu pensavi che fosse. Tutta la questione della pianificazione è stata completamente stravolta da questo. Il Cigno Nero di Taleb è un libro da leggere, perché dimostra che non c'è nessun senso nel considerare il futuro come qualche cosa che si possa in qualche modo prevedere, ma si tratta di apprendere le dinamiche comportamentali e organizzative per adattarsi a questo cambiamento. In qualche modo il più grosso risultato che vi posso raccontare rispetto a quello che è stato detto del futuro negli ultimi 30 anni è Vint Cerf, uno delle persone che hanno scritto il protocollo internet, che ha detto: l'abbiamo scritto a prova di futuro, 30 anni dopo regge. Loro avevano scritto questo protocollo in modo tale che funzionasse nel futuro, ma non prevedendo che cosa sarebbe successo nel futuro, semplicemente organizzandolo in modo tale che si sarebbe potuto adattare a qualunque cambiamento possibile. Tanto è vero che lui dice: noi abbiamo fatto qualche cosa
che è servito a attività e iniziative che mai avremmo immaginato qualcuno potesse sviluppare con la nostra tecnologia anni e anni dopo. Questo tipo di cosa è un cambio di approccio che ci impone di ascoltare la realtà in maniera molto diversa da quella del mondo pianificatorio. Cioè, in pratica, quello che noi possiamo fare nei confronti di un futuro che non c'è, che non arriverà, se non in base a ciò che noi facciamo, per adattare noi stessi e per creare delle iniziative che si possano adattare alla trasformazione, questo tipo di condizione è una condizione che, più che indurci a pensare a oggetti da imporre alla realtà, a pensieri da imporre, a nuove leggi da imporre alla realtà, a nuove bracci di ferro da imporre alla realtà, battaglie di classe, lotte di classe da imporre alla realtà. Si tratta di imparare un metodo con il quale ci si relaziona di fronte a una trasformazione del contesto che impone a noi una trasformazione altrettanto significativa. Per quindi, una volta adottato questo metodo, partecipare al percorso innovativo e lì sì essere soggetti e autori di quello che è. Vogliamo contribuire a costruire. Il futuro non c'è e non si prevede, il futuro si costruisce. Qual è il metodo? Il metodo è quello dell'innovazione, quello che avviene nel contesto che stiamo raccontando. Il metodo è partire da una visione. La prima connotato di questa visione, che accomuna, penso, le nostre categorie impopolari, il primo dato è farci una teoria della società che abbiamo davanti, e si chiama, e questa teoria narrata, raccontata, condivisa, verificata nella sua forma visionaria, diventa il punto di partenza per fare delle attività conseguenziali. Il primo dato che mi sembra sia rilevante, non è che la faccio molto lunga, però adesso stiamo arrivando più o meno verso il finale. Il primo dato di questa trasformazione è che dobbiamo raccontarci nel nostro contesto visionario che cosa significa essere una economia non più industriale, ma in un'economia, chiamiamola, della conoscenza. Nell'economia industriale il concetto base era la produzione di massa con consumi di massa e raccontata da mezzi di comunicazione di massa. La metafora fondamentale è la linea di montaggio, la logica del tempo delle persone era l'agenda più o meno lineare della giornata con degli orari abbastanza prevedibili, e la logica della narrazione nei mezzi di comunicazione era il palinsesto, che coincideva più o meno con l'agenda delle persone. Tutta una cosa lineare, per cui era abbastanza chiaro che noi potevamo prevedere cosa succedeva. Io posso prevedere che oggi alle 5 ho finito di lavorare, posso prevedere che in agosto andrò in vacanza, posso prevedere che la mia azienda crescerà del 2%, del 5% se faccio una serie di investimenti che hanno più o meno quelle caratteristiche. È una storia relativamente lineare. Io, calabrese, posso prevedere che andando a Torino troverò un lavoro e che i miei figli staranno meglio di me. Tutto ciò era più o meno chiaro. Questo non è più oggi. E per poterci raccontare qualche cosa che ha a che fare con una narrazione di progresso, dobbiamo fare prima di tutto un'analisi che cos'è questo economia della conoscenza. L'economia della conoscenza, il valore si concentra sull'immateriale dei prodotti, per cui una maglietta costa un euro a farla
ma la gente la paga 100 euro perché ha una scritta, ha un segno, ha un contenuto di immagine. Il valore si concentra sull'immateriale, significa non che non si deve più produrre niente di materiale, significa che ciò che produciamo di materiale avrà un prezzo definito non dal suo costo materiale, ma dal suo contenuto immateriale, di ricerca, di immagine, di formazione, di senso, di design. Questo significa che il grosso dell'investimento per generare il valore, non l'oggetto, l'oggetto è necessario, dobbiamo produrre oggetti, dovremo continuare sempre a produrre oggetti, ma l'oggetto ha un valore che quindi ripaga tutti i suoi costi, definito dall'immateriale. Per avere un grande valore immateriale negli oggetti dobbiamo investire non in macchine che fanno gli oggetti, ma in conoscenza. Quindi è abbastanza facile dedurre che ciò che noi dobbiamo fare per fare crescere il valore è investire in conoscenza, in educazione, in ricerca, in qualità dell'informazione, in ecologia dei media, in relazioni tra le persone. Sapete che la conoscenza effettivamente dipende dai luoghi della conoscenza per posti tradizionali, dal social network, dal fatto che io mi racconto con gli altri le cose che so, eccetera, e dalla informazione che più o meno deve essere generata cercando di sapere come stanno le cose. Questo tipo di insieme è il luogo che genera valore. Questo insieme è la questione centrale con la quale noi ripagheremo le nostre vite nel futuro. E ovviamente questa conoscenza così generata deve essere linkata, trasportata. Il trasporto di questa conoscenza avviene su oggetti materiali e quindi devono essere prodotti, ma è evidente che all'interno di questo tu ti devi fare una visione adeguata. Quindi quando racconti quello che stai facendo e l'oggetto che hai prodotto e il tuo servizio, lo devi raccontare in modo tale che si linki alla conoscenza degli altri. Se non lo fai, rimarrai autoreferenziale e non avrai spazio in questa dinamica. Questa è la questione della visione. Naturalmente la visione, come ogni teoria, non ha alcun valore se non si prova. Potrebbe essere sbagliato. Possiamo cominciare a capire che tutta questa conoscenza non è un dato, ma è una teoria che deve essere provata. Non è detto che sia giusto. È importante farsela e avere l'umiltà, la razionalità, l'empirismo di provare a vedere se è vera. Se non è vera, non c'è niente di male. Va migliorata. Questo è il percorso con il quale cresce la conoscenza, non ce n'è un altro. Per cui se io mi faccio l'idea che la gente comprerà, che so, indosserà gli occhiali fatti da Google perché servono e perché è molto meglio gli occhiali del telefonino, e poi mi incaponisco a farli con il design di Silicon Valley, con la logica tecnologica per cui siccome funzionano la gente li userà, dopo 2 anni non sono andato ancora da nessuna parte. Perché tutto sommato il tecnologo, l'ingegnere, non gliene importa niente del fatto che uno, per leggere i dati che vengono dal Google Glass, debba guardare negli occhi lui, vedere se non si ricorda esattamente chi è, chiedere a Google Glass se ha una fotografia di lui per dirgli che nome ha e guardare così. Allora, in questo gioco di guardare così, uno saluta una persona, guarda così e la gente comincia a trattarsi male. Evidentemente un designer ci vuole, dà un valore che il tecnologo non può avere, a parte il fatto che la cosa è provata anche da episodi decisivi. Ho parlato con uno dei massimi filosofi della nostra epoca, che è Elio, quello delle storie tese, che a un certo punto si è laureato in ingegneria a 42 anni,
ha voluto finire Ingegneria Politecnico di Milano, e quindi sono andato a intervistarlo perché mi occupo di innovazione, vado dall'ingegnere. Ingegnere, parliamo per mezz'ora sul fatto che l'ingegnere è la categoria più creativa che esiste. Perché dice, la creatività non è immaginarsi delle cose, la creatività è immaginarsi le cose e poi succedono e funzionano. E c'ha ragione, il creatore, per chi ci crede, ha creato una roba, non è che funzioni molto bene, però c'è, no? E questo è fondamentalmente il concetto dell'ingegnere. Ci sto durante tutta l'intervista a questo ragionamento, poi però gli chiedo, ma come mai non lo sa nessuno che gli ingegneri sono la categoria più creativa? Tu sei un ingegnere. Come mai non lo sa nessuno che gli ingegneri sono la categoria più creativa che ci sia? E lui dice, perché gli ingegneri non lo dicono in giro. E dice, perché non lo dicono in giro? Perché sono degli ingegneri. effettivamente, questo è il designer lo dice. No, parte da tutta un'altra, ma se noi continuiamo a pensare al fatto che l'ingegnere e il designer fanno due mestieri diversi, non si parlano, poi a un certo punto l'amministratore delegato gli dice fate una riunione, mettetevi d'accordo, vuol dire che abbiamo una visione del valore nell'economia della conoscenza distorta. Il valore nell'economia della conoscenza nasce dalla costruzione di conoscenza e dalla verifica empirica del funzionamento, dell'adozione di questo. Quando è che funziona un'innovazione? Quando viene adottata. Tu hai una visione, dici, per me il computer si deve sciogliere nel corpo e diventare indossato, quindi invisibile, non deve frapporsi tra me nella mia relazione con la elaborazione, memorizzazione, con la comunicazione con gli altri, deve diventare come una protesi invisibile, seamless, la relazione più semplice possibile. Stiamo parlando sempre della solita questione dell'innovazione tecnologica, ma perché questo avvenga tu devi fare dei progetti, vedere se funziona. Il progetto Google ingegneristico non ha funzionato, la gente non lo vuole più, anche Scoble, che ha provato questa cosa per 9 mesi con molta buona volontà, ha fatto un pezzo dicendo non se ne può più, io guardo la gente negli occhi, poi devo fare così, poi quello non parte, lo devo fare, Google parti, cioè una situazione insostenibile. È chiaro che devono ricominciare con il progetto, non è che sia sbagliata la visione, probabilmente il computer indossabile è una buona visione, ma è il progetto che è sbagliato. Allora si ricomincia. E come si ricomincia? Rimpastando questo sapere, linkandolo fin dalle sorgenti del progetto con un altro tipo di mentalità, che è quella del design, è quella della luce. Se questo è vero, noi dobbiamo investire nella conoscenza per avere più conoscenza. Non è che la conoscenza sia una cosa lineare per cui metti soldi e esce conoscenza. Metti soldi e esce conoscenza se la pensi correttamente nel contesto con il quale ti devi confrontare. Stiamo scoprendo che le vecchie discipline lineari del mondo industriale non funzionano più, si devono connettere alle sorgenti dell'innovazione, poi i progetti devono essere provati e la prova è se le persone la adottano. La prova non è se funzionano le macchine, la prova è se vengono adottate. Allora vedete che anche nell'ambito della ingegneria e della nuove tecnologie, l'innovazione è quella che ci viene sempre da raccontare quando si parla di innovazione, il punto focale è l'empirica verifica dell'adozione di questa nuova idea. Secondo me questa è la stessa logica con la quale si deve mettere chiunque cerchi di fare una cosa nuova che cambia le cose, sia nell'ambito del giornalismo molto modesto, sia nell'ambito della politica. Quello che funziona non è una cosa che è ideologicamente giusta o che funziona dal punto di vista ingegneristico, è una cosa che viene adottata. Quindi il master, la cosa più importante in assoluto
è interpretare il pubblico che deve adottare questa innovazione. Il pubblico nel senso delle persone, della società. Quindi tutta la nostra concentrazione che in passato era relegata alla costruzione di pacchetti normativi, di pacchetti di decisioni, di pacchetti di articoli da mettere dentro in un giornale e piazzare sul mercato imponendoli al pubblico, si rovescia. Quando li progettiamo, in base a una visione e con un progetto, dobbiamo pensarli in funzione della verifica ultima che è: saranno adottati? Se non sono adottati, magari non erano sbagliati, ma evidentemente avevano qualche cosa o nel design o nella forma o nei particolari attuativi o in qualunque altra cosa che faceva in modo che non fossero adottati. Il tipo di approccio all'innovazione è questo, ma se lo vediamo caso per caso non abbiamo l'immagine complessiva. Quello che succede è che ognuna di queste nuove idee si confronta con una pletora di altre nuove idee in un territorio che ne produce costantemente tantissime. Allora lì c'è una cosa che vorrei dire che noi che facciamo giornalismo dell'innovazione stiamo sviluppando: la innovazione non è la novità, le novità sono tante, l'innovazione è poche, sono quelle che cambiano effettivamente le cose, sono quelle che quindi alla fine vengono adottate in modo tale da avere delle conseguenze significative sul futuro della società. Siccome questo avviene in un territorio, questo non è possibile interpretarlo se si guarda al mondo solo dal proprio punto di vista. Si deve fare un passaggio di astrazione straordinariamente interessante, che è il passaggio di astrazione a guardare le cose dal punto di vista dell'ecosistema, lo chiamiamo così anche nell'innovazione, perché ha le caratteristiche dell'ecosistema ambientale. Ogni elemento è connesso con ogni altro e interagisce con ogni altro, ha delle conseguenze indirette significative. Come sappiamo, nell'ecosistema abbiamo imparato a capire che se tu togli i rapaci aumentano le vipere, no? Cioè questo genere di situazioni le abbiamo capite, anche se non c'è una relazione diretta tra le termiti e la sanità delle popolazioni che vivono in un territorio. Si scopre che attraverso le relazioni metaboliche con i batteri del territorio, le termiti e la sanità delle persone hanno qualche cosa a che fare tra loro, e questo è l'ecosistema. Ogni elemento è connesso con ogni altro, c'è una coevoluzione delle varie specie, dei vari fenomeni. Lo stesso avviene nell'ecosistema dell'innovazione. Ci sono alcune buone idee che, per quanto buone, non vanno da nessuna parte perché non trovano la loro nicchia ecologica, l'adozione da parte di qualcuno. Ci sono alcune idee un po' meno buone ma che trovano il loro modo di presentarsi e di svilupparsi all'interno di una nicchia ecologica nella quale trovano la simbiosi con altre idee. Ci sono un miliardo di esempi, ma diciamo all'inizio di tutta la vicenda di internet avevamo un sacco di siti, poi ci sono stati motori di ricerca di varia natura. Quello che ha funzionato è stato Google, perché fondamentalmente, perlomeno per i primi 7-8 anni, non ha avuto altra funzione che essere simbiotico con il sistema dei siti. Se funzionava Google, tutti i siti ne traevano vantaggio; se c'erano molti siti, funzionava Google, erano simbiotici, l'uno dipendeva dall'altro. Questo genere di condizione è la condizione generale che possiamo trovare in un ecosistema dell'innovazione. E secondo me, e termino, questo ci aiuta a pensare tutto quello che ho detto fino adesso con una metafora che in fondo ci dà una certa strategia nei confronti di un ecosistema di idee come quello che vi ho raccontato, spero chiaramente, un po' astrattamente. Noi ci abbiamo messo
50-60 anni ad essere consapevoli della questione ambientale. Io ero, come vedete dal colore dei miei capelli, già lì a menarmela negli anni 60, quando gli ecologisti erano dei fricchettoni fuori dal mondo. Cioè la gente stava pensando che era uscita dalla povertà, che la quantità di consumi che stavano arrivando era magnifica, che i bambini andavano a scuola, che le città crescevano, che c'era il bidet in bagno, una quantità di cose che facevano in modo che se per fare il Moplen dovevi inquinare il Lambro era un di cui abbastanza perdonabile, no? Non, se uno si metteva a fare protesta per l'inquinamento del Lambro sembrava un fricchettone fuori dal mondo, uno che non c'entrava niente con il percorso storico di quel momento, e forse era anche vero, erano però quelli che hanno cominciato a fare quel discorso. E secondo me bisogna ammettere che dopo 50-60 anni le società occidentali hanno imparato che è un enorme valore la qualità dell'ambiente. E che cosa hanno imparato esattamente le persone? Non hanno imparato che è un enorme valore la qualità dell'ambiente e dunque ci deve pensare lo Stato, ci deve pensare l'azienda, ci deve pensare qualcun altro. Hanno imparato che è un enorme valore e che il mio gesto singolo conta sulla qualità dell'ambiente. Il mio gesto singolo è molto importante per la qualità dell'ambiente in generale e la qualità dell'ambiente in generale è molto importante per la qualità della mia vita. Questo circolo mentale lo abbiamo più o meno assorbito nell'ambito della relazione con l'ambiente. Allora, secondo me, spero che non ci metteremo altri 50 anni, ma più o meno dovremmo avere lo stesso percorso nei confronti dell'ecosistema dell'innovazione. Per cui il mio gesto conta per la qualità generativa dell'insieme, e la qualità generativa dell'insieme, la sua capacità di tirare fuori innovazione, non novità, e basta, ma innovazione conta per la qualità della mia vita. Grazie Luca, grazie davvero. Sei partito da una condizione, insomma, parlandoci di tre categorie autoreferenziali, e sei arrivato a raccontarci di un giorno nei nostri incontri mi parlavi, voi siete la generazione Mosè, è stato attraversato il deserto, però può essere che non vedrete mai la terra promessa. Perché in effetti in questo momento di crisi noi stiamo, prendendo la politica, in questo momento di crisi noi stiamo facendo un laboratorio di innovazione politica e in effetti non sappiamo dove andrà la politica. Nicodemo l'altra settimana diceva la comunicazione di Renzi è un punto verso che trancia, c'è un prima e c'è un dopo, e dopo non sappiamo cosa succederà, lo stiamo vivendo. E qui c'è un po' l'assist verso gli altri tre ospiti. Nel senso che se noi dobbiamo... No, perché se si intristiscono sul fatto di essere Mosè, che vanno verso la terra promessa, ma poi non la raggiungono, si ricordino che quello famoso è comunque Mosè. Non è che è rimasto famoso quello che è arrivato alla terra promessa, anzi, lì se lo ricorda. E qui forse abbiamo tre Mosè, cioè ci raccontano di tre Mosè, i nostri, almeno guardando l'ecosistema bolognese, io ho scelto tre persone che potevano raccontarsi di tre attraversate, e ce lo raccontano perché sono connessioni, raccontano degli ecosistemi, tra l'altro magari alla prossima volta chiamerei anche Marco, perché questo labo è questa cosa qui, nell'ambito della politica. Tornando da questa parte della barricata, io oggi ho voluto invitare Antonio Danieli della Fondazione Gorinelli, che vorrei che ci raccontasse un po' delle attività sul campo della formazione. Ecco, tutti e tre ci racconteranno di alcune visioni, di alcuni progetti, di alcuni
speriamo che siano innovazioni, cioè che abbiano delle ricadute concrete, però sono tre progetti che hanno un respiro ampio, che guardano a una scuola in difficoltà e invece di andare sotto il mur a protestare, creano dei modelli che lasciano le persone a bocca aperta, perché chi passa dalle occasioni di incontro che creano questi tre progetti rimangono sbalordite, io stesso lo sono stato, lo sono, per cui non c'era niente di meglio, come all'ultimo incontro ho invitato a quattro progetti, perché non c'è niente di meglio che chiedere alle persone che fanno materialmente come degli artigiani per capire cosa possiamo fare noi. Io credo che non c'è niente di meglio che sentire da tre protagonisti quali sono le leve dello sviluppo che loro stanno mettendo in pratica. Quindi io partirei da Antonio per arrivare a Francesca passando da Carmelo. Okay? Io direi, non ho visto l'ora, però se riuscite a stare in 5 minuti, 7 minuti e poi facciamo un po' di domande, raccontandoci un po' i vostri progetti in ambito educativo, dalla Summer School alla Scienza in Piazza. Allora, buonasera a tutti quanti. Parliamo di cosa possono essere le leve per lo sviluppo oggi. Voi siete futuri amministratori, futuri aspiranti amministratori, amministratori del bene comune. E quindi, ancora prima di andare all'oggetto dell'intervento, dell'attività che la Fondazione Marino Bolinelli, che ho il piacere e l'onore di dirigere, compie, vorrei soffermarmi ma brevissimamente anche sul fatto stesso che si sta parlando di una fondazione, cioè si sta parlando di un ente privato, che ha attivato una dialettica col pubblico, quindi parliamo di dialettica pubblico-privato in un campo di educativo, formativo e culturale, aspetto che tradizionalmente era appannaggio, diciamo anche nel contesto italiano, prevalentemente del pubblico. E vorrei vedere le cose l'oggetto da tre punti di vista differenti. Punto di vista dell'istituto giuridico, una fondazione è patrimonio destinato a uno scopo. Il dottor Bolinelli, che è un industriale farmaceutico tipo Gates, Rockefeller, nomi noti a livello internazionale, ha preso parte della sua fortuna, l'ha messo nella fondazione per il bene comune. Ci sono alcuni aspetti socio-economici interessanti della nostra società: invecchiamento della popolazione, concentrazione della ricchezza, difficoltà dell'imprenditoria, che è tipicamente l'85% medio piccola nell'area seconda o terza generazione. Questo fa sì che ci sono molte risorse, enormi risorse, che potenzialmente private possono essere inserite in fondazioni e destinate con obiettivo pubblico. In questo passaggio generazionale di una visione anche di know-how accumulata nel tempo, alla risorsa economica può anche essere aggiunto una capacità, un'esperienza, soprattutto nei processi con cui si è formata questa ricchezza, che è quindi non solo economica ma anche valoriale e di capacità di costruire. Dal punto di vista dei modelli macroeconomici, la Fondazione Bolinelli un po' è in questo contesto, cioè voi sapete che sono tre grandi capitali: il capitale economico finanziario, il capitale sociale e il capitale ambientale. Abbiamo parlato di quanto sia importante il capitale ambientale, che poi è l'unico che non si rigenera o ci mette molto più tempo per gli altri di rigenerarsi. Grandi masse di capitale finanziario concentrato, ecco, la restituzione del nostro capitale finanziario al capitale sociale, cioè fare educazione, fare cultura, può consentire di ripensare nuovi modelli di sviluppo per riequilibrare il ciclo dei capitali. E questo è un po' quello che la Fondazione fa, risorse private, per fare educazione e cultura, per la collettività e lo sviluppo. Terzo aspetto, modo di guardare le cose, chiamiamolo gastronomico. Perché? Perché una fondazione come quella che vi dico pone il lievito dell'innovazione, dà un contributo nello sviluppo della società. Ed il lievito è come un ingrediente della pizza. La farina la mettiamo tutti noi pagando le tasse, e la condivisione programmatica sancita con l'ente pubblico, quindi si collabora
con le istituzioni, si collabora con le amministrazioni locali, con le regioni, con i governi, ma sulla base programmatica condivisa, ognuno nel rispetto delle reciproche autonomie, però sulla base programmatica condivisa si può operare su chiave strategica, perché agire sull'educazione della cultura, soprattutto nei giorni oggi, significa sviluppo per il futuro, per la società del futuro. Ovviamente il pizzaiolo rimane nell'obbligazione, l'istituzione. Detto questo, andiamo al contenuto. Il contenuto un po' vado a parafrasare alcuni degli elementi che in maniera molto più autorevole e articolata ha espresso Luca. Ne ha parlato di leve di sviluppo. Per noi la leva dello sviluppo è l'educazione, le leve sono l'educazione, la formazione della cultura, soprattutto orientata ai giovani. Scusate, è quasi uno slogan perché suona come tale, ma educazione, formazione, cultura implicano consapevolezza. Consapevolezza implica conoscenza, perché essere chiamati a un referendum sulle staminali bisogna forse sapere cosa sono le staminali. Perché? Perché tu puoi partecipare democraticamente alle scelte se hai consapevolezza. Partecipazione democratica dà coesione sociale è leva di sviluppo e competitività del paese a livello nazionale. Quindi educazione è sviluppo. Come favorire l'educazione? Partendo soprattutto dai giovani, ma ragionando dai piccoli, piccolissimi, a tutte le età. Quindi perché ho parlato di educazione, formazione, cultura? Perché occorre creare dei modelli operativi che consentono di seguire il percorso della vita dell'uomo, dai 18 mesi ai 100 anni e oltre. Quindi, agendo con attività che vanno per le scuole, agendo con attività di ogni ordine grado, agendo con attività che poi dopo seguono il percorso dell'uomo anche successivamente, dopo l'università, facendo attività culturali che danno cultura alla società, e non solo lavorando con i ragazzi, i bambini, gli studenti, ma in maniera integrata, con un approccio trasversale, olistico, che vada a ragionare quindi direttamente con i ragazzi, ma che poi dopo prenda in causa attività di formazione a livello nazionale sugli insegnanti delle scuole, che coinvolga le scuole stesse, che coinvolga le famiglie, i genitori dei ragazzi, che coinvolga le istituzioni, fino anche coinvolga le imprese, dopo fermo un accenno al discorso che stiamo sviluppando. Perché è questo coinvolgimento di tutti gli attori in maniera integrata a livello territoriale deve essere fatto con un approccio olistico. E anche i percorsi educativi e formativi devono dare un ampio respiro oggi, perché devono educare alla complessità, a gestire la complessità. Non è solo questione di saper parlare in italiano e di sapere che 2 più 2 fa 4, ma porsi il cosa vi serve sapere 2 più 2 fa 4 e mi piacerebbe anche il perché, ma questo in questo momento lo lasciamo da parte perché si è aperto una grande parentesi. Ed è per questo che un metodo è stimolare la multidisciplinarità. Ognuno di noi deve avere delle expertise, c'è chi fa il giornalista, chi fa il politico, chi fa, non dico cosa sono io, perché non sono un po' tutte niente, diciamo una formazione un po' articolata. Ma è necessario valorizzare sia le discipline umanistiche sia le discipline scientifiche in un dialogo per consentire di guardare le cose da molteplici punti di vista, il pensiero laterale. Con un grande messaggio come Fondazione Guglielmi siamo sempre arti e scienze che dialogano, diversi linguaggi se volete, ma che entrambi guardano l'uomo e possono descrivere da diversi punti di vista. Perché poi dopo i ricercatori scientifici fanno dei percorsi di ricerca, ma hanno insito in sé una dinamica creativa. Gli artisti hanno una dinamica creativa che li porta a sublimare la loro arte, ma gli artisti con la gamma maiuscola sono lì che lavorano perché devono affinare l'opera con dei percorsi di ricerca assolutamente fondamentale e molto faticosa. Quindi multidisciplinarità, seguire il percorso della vita dell'uomo da 0 a 99 anni, agire a livello territoriale in maniera integrata e non porsi più solo il cosa ma anche il come, il metodo che porta all'innovazione. Quindi non solo insegnare didatticamente le cose, le nozioni, ma stimolare la creatività, accendere la passione, perché creatività è innovazione, creatività è qualcosa di nuovo
che parte dalla combinazione di elementi già esistenti e che danno qualcosa di nuovo e di bello, bello anche inteso come utile, utile anche inteso come adottato dalla società, perché noi tutti ce lo sentiamo addosso. E questo bisogna stimolarlo. Quindi da futuro amministratore mi verrebbe da dire porre fondamentale attenzione sulla multidisciplinarità, sullo stimolo della passione, della creatività e tutto questo all'educazione della cultura. Altro aspetto fondamentale, a mio avviso, è il radicamento di questa operazione. Bello sentirsi raccontare dal pubblico queste cose, molto meglio viverle con mano, poter fare esperienze concrete e quindi che esulino canonicamente dai percorsi formali, scolastici e universitari, o non esulino, che non siano esclusivamente percorsi formali, ma siano integrati da percorsi esperienziali che alla scuola e all'università si colleghino e che diano possibilità di fare sperimentazioni concrete, non solo teoriche. La ricchezza della capacità produttiva del sapere applicato a saper fare italiano, si parlava di Luxottica, e anche nasce da quel DNA rinascimentale di combinazione tra le arti e le scienze e comunque ritornare un po' alla bottega, al saper fare, al costruire, che è una parte fondamentale per generare valore. Ecco, in tutto questo, quindi, radicamento dei territori, abbattimento delle barriere centro-periferie, vivere le città metropolitane con logiche di policentrismo e di collegamento, di connessione, di rete tra tutti gli attori che operano nel territorio, con questi grandi obiettivi che vado a risintetizzare: dare fiducia ai giovani, alle nuove generazioni, di aiutarli a saper scegliere in un mondo, educarli alla complessità, a saper scegliere in un mondo globale con tante più opportunità rispetto a un tempo, rispetto agli stessi anni favolosi 50-60, ma aiutarli a discernere, a capire come muoversi in questi percorsi articolati, in questo mondo globale, per imparare a saper individuare le vere opportunità, ma a guardare con fiducia il futuro. Da qui la formazione a dei centri formativi educativi, parte con i bambini piccolissimi, dei centri formativi per le scuole superiori, la scienza in piatto, grande progetto culturale che coinvolge tutta la cittadinanza, facciamo delle mostre di arte e scienza che non sono mostre, ma sono dei percorsi culturali, laboratoriali, interattivi per stimolare creatività e passione, facciamo dei momenti di riflessione, stiamo progettando, e Luca ne è il principale ispiratore, la scuola infermale di educazione all'imprenditorialità, per passare da un approccio quindi di crescita educativa che ti dia anche degli aspetti di fiducia e di proattività nei confronti della vita. Oggi, in un contesto di tutta esperienza, tutti i ragazzi con cui ho a che fare, che ho modo di conoscere, sentono il bisogno di guardare con più fiducia il futuro, ma devono essere stimolati. Ma adesso sento molto Kenneth di citare questi giorni, ma la conclusione, cosa puoi fare tu? Ma è un po' vero, cosa può fare un ragazzo nei confronti della vita e non cosa c'è a 18 anni o a 34 per me. E questo è molto importante, educare a una cultura imprenditoriale, una cultura dell'intraprendere, non che tutti dobbiamo fare imprenditori, ma tutti dobbiamo affrontare la vita con un approccio proattivo e costruttivo e fattivo. E questo non si insegna nell'accademia, non si insegna nell'università, non si insegna nelle scuole, occorre costruire dei percorsi che vadano in questa direzione. Ecco, questo è un'estrema sintesi. Grazie. Direi che con questo finale dell'intraprendere mi hai fatto cambiare la scaletta, non perché lui non sia uno che intraprende. Perché ho pensato che tutti sui singoli progetti di installare i momenti. Ma secondo me poi una domanda, perché voglio che conoscano realmente, ed è quello che un po' racconterà adesso Francesca. Francesca è una delle insomma, è parte di Rena, come lo sono anch'io, e vorrei che ci raccontasse Rena sotto forma di palestra, la collaborazione, l'intraprendere.
non dico altro perché mi verrebbe da raccontarla anch'io, perché, però ovviamente ho scelto di avere un ospite perché altrimenti avrei fatto troppo conflitto di interesse. A te la palla, Francesca. Grazie Michele, come ho anticipato Michele, sono membro di RENA. Prima di raccontarvi quali sono i progetti che RENA si occupa nell'ambito della formazione, due parole su che cos'è RENA. RENA è un'associazione di ispirazione civica e indipendente che è nata 4 anni fa quando un gruppo di giovani che lavoravano in Commissione Europea ha deciso di voler mettere in piedi qualcosa per cambiare l'Italia e farlo un po' da lontano. In realtà in 4 anni RENA si è fortemente radicata sul territorio, perché ogni città, ogni grande città italiana ha un gruppo che viene chiamato Antenna, che lavora per attivare la comunità del territorio e lavora territorialmente su tutti i progetti di RENA. Non solo, abbiamo alcuni membri di RENA che negli anni, in particolare l'ex presidente, ad oggi è stato da poco nominato capo gabinetto al MIUR per il governo Renzi, ma precedentemente si era occupato di politiche di start-up in Italia, diciamo che si chiama Alessandro Fusacchia, è colui che ha dato un po' avvio a quelle che sono le politiche per l'imprenditorialità giovanile in Italia. Dunque questo è un onore per RENA e ci fa capire anche come poi RENA sia una palestra dove alcune persone raggiungono anche, diciamo, degli obiettivi e delle posizioni che possono influire a livello politico nel paese. Brevissima parola, che è una parola chiave per RENA: cambiamento. Come Luca De Biase una volta ha detto, siamo quelli che abbiamo il monopolio della retorica sul cambiamento in Italia. Questo è abbastanza vero, però vorrei citare un esempio che il nostro presidente Francesco Lucisano una volta ha detto, cioè la differenza tra ricambio e cambiamento. In una scuola in particolare, il ricambio è quando un professore di lettere viene sostituito con un altro professore di lettere magari più giovane. Il cambiamento è quando a fianco all'ora di lettere si insegna un'ora di imprenditorialità sociale, si insegna e si danno ai ragazzi degli strumenti per capire che possono diventare imprenditori, cioè gli si dà una prospettiva di futuro di tipo diverso. Oppure, per esempio, gli si insegna a fare comunicazione politica, a usare social network per crearsi una propria identità online, eccetera. Questo è un esempio, secondo me, calzante di quello che fa RENA nei progetti di formazione. Brevissimamente, quali sono i progetti di formazione di RENA? Ve ne racconto un paio, perché sono quelli in cui io ho preso parte durante questi anni. Il primo è una summer school estiva che si tiene a Matera ogni anno in estate. E Matera è una cornice molto affascinante che si presta molto a una summer school di questo tipo. Ve la racconto un po' dal punto di vista personale, cioè per me RENA e la summer school non è stato solamente un'occasione di apprendimento. È un'occasione sicuramente di apprendimento, perché sono 7 giorni in cui si ha l'opportunità di incontrare i più grandi esperti nazionali e internazionali su svariati temi, dall'innovazione sociale alla comunicazione politica, dalla cittadinanza attiva alla partecipazione, alla democrazia, allo sviluppo delle comunità locali. Però oltre ad essere un evento formativo è anche una grandissima opportunità di entrare in relazione con una serie di persone che un po' la pensano come te, direi, perché io prima di entrare in RENA, prima di fare questa summer school, avevo molta sfiducia in quello che era il mondo politico. Venivo da un periodo un po' di crisi, no? Perché c'è una crisi delle istituzioni, del mondo politico, ma anche del mondo sociale, perché in qualche modo vedevo che anche la società civile si auto-organizzava per rivendicare qualcosa, non si attivava collettivamente in maniera positiva, facendolo in maniera innovativa. Quello che ho trovato in RENA è un network di persone che si attivano quotidianamente, si attivano per cambiare i contesti in cui vivono, e lo fanno soprattutto con metodo, lo fanno con un metodo innovativo. Vengo rapidamente al secondo progetto, che è quello che invece RENA fa nelle scuole da diversi anni, si chiama Informiamoci. È un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che stanno per uscire dalla scuola superiore, che quindi devono decidere se affrontare il mondo del lavoro o quello dell'università e che tipo di università fare.
Quello che fa Rena è un'attività di orientamento, che non è un orientamento classico, ma è un gioco di ruolo in cui gli arenauti, ossia i membri di Rena, diciamo che i ragazzi devono indovinare quelle che sono le professioni degli arenauti. E a quel punto poi gli arenauti svelano la loro professione, cioè noi sveliamo chi siamo e raccontiamo quelli che sono stati i nostri successi e fallimenti nel mondo lavorativo. La cosa interessante è che molti di noi fanno delle professioni molto contemporanee, per cui si propone ai ragazzi, per esempio, che cos'è un community manager, che cos'è un artigiano digitale, che cosa fa un ricercatore all'università. E vi garantisco che siamo travolti dalle domande, dall'entusiasmo, che è un'esperienza molto coinvolgente. Perché? Perché i ragazzi non hanno questa idea di futuro, non sanno che possono fare queste professioni, non sanno che potrebbero fare gli imprenditori, non sanno come si fa. Il fatto di avere qualcuno che è lì, che te lo racconta, e non solo te lo racconta ma ti accompagna, perché c'è una fase del progetto Informiamoci che si chiama mentorship, che quindi ti aiuta a capire quali sono i prossimi passi quando esci dall'università, questo, cioè, se io avessi avuto questa opportunità sarebbe stata di fondamentale importanza. E, detto questo, volevo dire alcune di quelle che sono le parole chiave di Rena. Rena si basa sulle comunità, non sugli individui, e questa è una cosa molto importante, perché dentro di noi non c'è nessuno che deve emergere in qualche modo, siamo noi stessi una comunità, e quello che vogliamo fare è attivare le comunità del cambiamento, metterle insieme, farle parlare in modo tale che si possa fare massa critica e che quindi il paese possa andare avanti e innovarsi in maniera più semplice. L'altra parola chiave è impatto e non testimonianza, quindi fare in modo che questa innovazione sia un'innovazione radicale, di rottura, che possa creare impatto sul territorio. L'altra parola chiave è sperimentazione, non dogma, quindi Rena agisce sempre con un metodo innovativo che vuole sperimentare, osare, a volte magari anche sbagliare, ma che ci prova in tutti i modi. L'ultima parola importante è imprenditorialità, non istituzione. Rena crede fortemente nel mondo dell'impresa, nel mondo dell'impresa tecnologica, nel mondo dell'imprenditoria digitale e sociale, ed è per questo che attiva questi percorsi di formazione, sia nelle scuole sia attraverso la Summer School, per dare delle opportunità di futuro e per fare in modo anche che i giovani si possano proiettare nel futuro in maniera diversa da quella che ci raccontano in generale. Ho finito. Allora, adesso palla a Carmelo. E ogni tanto in sala borsa succedono delle cose magiche, che sono dei coder dojo. Qualcuno sa cosa sono i coder dojo? Alzate la mano. Una persona. Uno vecchio per sapere cosa vuol dire. O troppo giovane, a seconda. Allora, voi non sapete che c'è questa cosa magica in sala borsa o in altri luoghi bolognesi. Sono delle cose gratuite rivolte ai ragazzini, tra gli 8 e i 12 anni. Anche prima, già dai 6 anni in poi possono cominciare a... Una cosa che mette insieme queste fasce di età con il computer, ma non in maniera passiva, che è li parcheggi davanti a guardare a uno schermo che si muova, ma in maniera davvero attiva. Palla a te, Carmelo, che ha fatto. Sì, in realtà, diciamo, ci sono stati tantissimi spunti oggi a cui agganciarsi, il mondo che cambia, le nuove professioni, le categorie, i mestieri. Mi piaceva molto il discorso, la consacrazione di Elio al fatto che oggi vi posso dire che sono un ingegnere e non per questo sentirmi meno creativo insomma, rispetto alla reazione che hanno normalmente le persone. Ecco, diciamo, coder dojo, che è una parola un po' strana, ce la siamo beccata così, l'hanno scelta gli irlandesi, è una sorta di palestra di programmazione, palestra per sviluppatori. Quindi in sostanza noi insegniamo, comunque diamo un contesto all'interno del quale anche bambini molto piccoli, dai 6-7 anni in su, fino a ragazzi, insomma 17 e oltre, possono imparare a programmare. Imparare a programmare, insomma, significa tante cose. Il motivo principale per cui lo facciamo
è perché crediamo che in un mondo in cui siamo circondati dalla tecnologia, la programmazione è un approccio, come diceva Michele, attivo nei confronti della tecnologia, nel senso che usiamo la tecnologia per creare qualcosa, per creare dei programmi, per creare tipicamente videogiochi con i bambini, e impazziscono quando cominciano a vedere che in una mezz'oretta, con un tutorial, in un ambiente assolutamente informale e molto giocoso, riescono a creare un videogame proprio come l'avevano pensato loro, proprio come volevano loro. E per fare questo la rete, la tecnologia è importante la rete diciamo di persone, la rete di persone che credono in questo movimento. Alla fine Coder Dojo non è una fondazione, non è un'associazione, non è niente di tutto ciò, è un gruppo informale di persone, è una rete internazionale di persone che credono in questo approccio. E quindi dall'Irlanda un paio di anni fa è nata la scintilla, oggi siamo in 300 città del mondo, insomma sta nascendo Coder Dojo Africa, ci sono Coder Dojo in diversi posti del mondo. In Italia siamo una bella community, siamo una ventina di città e stiamo crescendo. Il virus si sta diffondendo anche nei paesini un po' più piccoli e diciamo lo facciamo per tanti motivi, sicuramente non per creare dei piccoli nerd o dei piccoli ingegneri come nell'accezione un po' vecchia del termine. In realtà cerchiamo di fargli capire che con la tecnologia, con la programmazione loro possono creare delle cose e possono creare in maniera collaborativa. Li stimoliamo tantissimo a lavorare in gruppo, facciamo in modo che ci sia sostanzialmente un momento di socialità, oltre al insomma, la pausa merenda è uno dei rituali che facciamo ogni volta, e lì è difficile spesso staccare i ragazzini quando sono così presi a programmare, a dire ragazzi staccate un attimo e cominciamo giochiamo anche insomma lontani dagli schermi, lontani dal computer. La cosa appunto che è interessante è questo discorso dell'ambiente informale. Oggi, cioè, tante persone dicono la programmazione oggi è importante, bisognerebbe studiarlo nelle scuole, allora mobilitiamo non so chi, il ministero, il ministro attuale, bisogna fare dei programmi, eccetera. In realtà Coder Dojo dimostra nel suo piccolo che è un po' come dice Riccardo Luna, no? Possiamo cambiare tutto anche senza chiedere il permesso, senza aver bisogno, magari il permesso dell'Urban Center o uno spazio concesso in maniera gratuita, non lo so, dalla Fondazione Colinelli piuttosto che da altre realtà. E questo mi consente anche di parlare dell'ecosistema, cioè fino a un anno fa, quando Coder Dojo non esisteva, quando non avevo, prima ancora di perdere la testa per questo progetto, io ignoravo l'ecosistema di associazioni, di volontariato, piuttosto che associazioni di maker, di persone che per il puro gusto di fare qualcosa si riuniscono e passano un sacco di tempo a creare qualcosa. Anche cose inutili, che è la cosa ancora più bella, nel senso anche cose che danno la soddisfazione semplicemente nell'averle fatte, nel dimostrare a tutti che è possibile fare un vaso per cui la pianta va a prendersi l'acqua da sola, piuttosto che robottini con cui far giocare i bambini stessi, quindi che possono costruirsi e giocarci subito dopo. Quindi mi ha consentito di capire che c'è un ecosistema, una forza di persone che vanno messe insieme, vanno innanzitutto conosciute, nel senso, e poi soprattutto vanno messe a sistema, perché se riusciamo, insomma, collaborando su progetti concreti, e quindi meno fuffa, no? E più making, più facciamo veramente qualcosa e collaboriamo su progetti concreti, allora in quel modo è possibile scoprire e mettere insieme tanti
tanti pezzi di quello che è poi una società molto viva, no? A dispetto di quello che si possa pensare quando si pensa alla crisi, quando si pensa in maniera un po' pessimistica. E quindi, ritornando al discorso di Mosè, insomma, sì, siamo un po' pionieri in questo. Per fortuna non siamo soli, siamo una rete di persone che fa questo viaggio anche per motivi diversi, ma comunque orientati a una stessa visione, che cerca di adattarsi a un mondo che cambia assolutamente, ed è la cosa fondamentale questa, perché in un mondo che cambia l'educazione deve dare degli strumenti ai ragazzi che vanno oltre alla programmazione, cioè bisogna usare la scusa della programmazione per insegnare a collaborare, per insegnare ad avere dei progetti, per insegnare a capire che con la pazienza, con l'impegno, con la caparbietà è possibile risolvere i bug e arrivare a creare un videogame proprio come ce lo siamo immaginato. E penso che attraverso questo ecosistema, continuando a lavorare in questo modo, mossi dall'entusiasmo e dalla passione per quello che facciamo, insomma, qualche cosina piccola forse la possiamo davvero cambiare. Adesso sapete che cos'è con del dojo e lo racconterete in giro, perché è una roba pazzesca. Io ho approfittato della connessione per andare sulla pagina sul sito di Coder Dojo perché volevo farvi vedere le sette regole del mentor, che non sono le sette regole del mentor, sono delle grandi dritte che io voglio che vi portate a casa, perché in qualche modo credo che accomunino Fondazione Golinelli Arena e Coder Dojo. E il secondo, quando è il bambino competente, direi che ognuno è competente. L'idea di oggi era proprio quella di, che anche qui è un po' l'idea di Labo. Io all'inizio, quando mi ricordo alla presentazione, non mi ricordo chi di voi, era: cavoli, finalmente trovo qualcuno che la pensa come me. Finalmente trovo qualcuno che mi porta dentro i circoli dei contenuti nuovi e porta della ricerca. L'apertura di Luca parlava di una politica pesante, e invece no, la politica può essere una cosa splendida e può essere ispirata a questi sette principi. Basta farlo, basta trovarsi. Uno dei progetti di Lena era i pionieri, e la solitudine dei pionieri è tipica. Rompi dei muri e ti trovi da solo, no? A cambiare le cose. Perché ti fanno pensare di essere da soli, in realtà no, in realtà c'è tantissima gente che fa delle cose splendide, basta però uscire da un po' da alcune logiche, Coder Dojo è nato a Bologna perché Carmelo ha mandato dei tweet e c'era qualcuno che è spesso su Twitter e ha letto il tweet e l'ha messo in contatto con l'altro, ed è così che nascono le cose. È nato perché la Bolinelli, perché un industriale illuminato si è intestardito, non la so la storia, però mi immagino che abbia dovuto spendere un bel po' di tempo e di testa per fare quello che aveva in testa. Posso? Prego. Sicuramente è proprio così, cioè, limitandomi adesso alla storia della Fondazione. La Fondazione è nata 25 anni fa, io ho 25 anni di storia, però fino a 6 o 7 anni fa, per esempio, la Scienza in Piazza, poi c'era un progetto culturale che si può decidere di parlare, un grande festival, adesso il Ministero ha fatto un venerdì e ne ha volato a Bologna, per chi fosse interessato. Però girovagava per la provincia, Casalecchio, Salaro, Modena, eccetera, e bussava alla porta del comune e non lo calcolavano. Poco fra altri che lo chiamò, disse: ma Domenico, cosa sta a Mingo per la provincia a fare, cosa? Venga a farlo a Bologna. Ma non gli rispondevano neanche alle lettere, quindi faceva idee, denari, volontà. Adesso, quindi anche una persona comunque di un certo status, però non era personale, quindi anche lui ci ha messo tempo a sfondare, tra virgolette, le barriere della percezione collettiva. Adesso la Scienza in Piazza fa 9 anni, il Life Learning Center a 13 anni, lo Start a 4 anni, adesso Polifono le iniziative, lascia
è nato Eureka, per sostenere l'idea territoriale dei giovani acceleratori, lo scuole formale di territorialità, cioè sempre di più, però inizialmente anche lui era solo. E sostanzialmente i principi che portava avanti è vero, cioè sono qua, siate curiosi, cioè imparate tutta la vita, siate liberi di imparare liberamente tutta la vita, senza dogmi ma con apertura, e lui ha 94 anni, è lì che gira il mondo ed è desideroso di imparare e si preoccupa dei giovani del futuro. Altro aspetto, gli errori ci piacciono, il fare significa sbagliare, non che ti viene tutto subito, ma stimolare l'errore, perché l'errore è positivo, perché è da lì che impari, dall'esperienza concreta. Divertirsi, l'educazione, la cultura, il fare sono divertimento, vivere con passione quello che uno desidera di porsi e di seguire. Vedete, oggi c'è il problema della disoccupazione giovanile, no? 40%, ma a me preoccupa questo, ma anche che chi trova lavoro solitamente trova un lavoro che però non è la sua aspirazione. Cioè, quindi poter, perché? Perché si cerca di fare quello che si può. Ci posso. Il tornare a porsi delle idee, delle aspirazioni, avere la possibilità di intraprenderle è una nuova rinascita, insomma, sostanzialmente. Se posso entrare un attimo. Sì, il 40% di disoccupazione è l'emergenza pazzesca. Sicuramente alcuni di voi stanno cercando lavoro, no? È normale che sia così. Però c'è anche un'altra storia che è pazzesca, che sono la nascita dei co-working. Cioè, noi vediamo il 40% di disoccupazione e però dall'altra parte una marea di ragazzi come noi, lasciate io, ho 38 anni, però insomma, come voi, facciamo prima, si stanno creando il lavoro. E stanno creando un lavoro che nessuno, dei lavori che nessuno 10 anni fa avrebbe immaginato. Questa cosa di Carmelo nessuno l'avrebbe immaginata 5 anni fa, 3 anni fa. Francesca lavora con le start-up sociali, che 5 anni fa sarebbe stato un ossimoro quasi, e invece adesso no. E ci sono start-up che fanno impresa che hanno nel proprio mandato il fatto di essere sociali. Per cui quello che secondo me dei futuri politici devono portarsi a casa è proprio il fatto che comunque c'è tantissima gente che attraverso la collaborazione, attraverso il cercare i link, e però bisogna cercarli attraverso degli strumenti che magari in alcune lezioni abbiamo un po' elencato, devi metterli in pratica, cercando di andare al di là di quelli che sono i dogmi della politica, che magari sono quelli dell'accordo piuttosto che del fare le cose senza guardare che ci sono dei modelli che sono inimmaginabili. Ok, posso rompere uno schema? No, io vorrei proprio dire adesso domande. Rompo uno schema, aggiungo l'ottava regola, ricordo, siate affamati. Che sia in senso fisico, cioè siate affamati perché avrete fame, quindi c'è un momento di spazio in cui mentre mangiamo, secondo me, potete fare voi delle domande, così accorciamo il tempo tra una lezione all'altra e le rendiamo più informali, quindi rompiamo anche lo schema di chi magari ha bisogno un po' di timidezza nel fare domande, ma nella società avviene, e siate affamati anche di idee. Quindi mentre sfruttate la pausa tra una lezione e l'altra, magari viviamo la fase delle domande nella pausa, così accorciamo il tempo rispetto all'altro relatore che è arrivato, e però diamo la possibilità a tutti di interloquire. Quindi ottava domanda, siate affamati. Facciamo così? Ah, perfetto, perfetto. Siamo affamatissimi. Grazie.